2 giorni fa su Chioggia Azzurra abbiamo denunciato con un servizio l'utilizzo di un'area demaniale nella parte est di via Foscarini, vicinissima alla zona dell'Oasi praticamente, che fino a qualche tempo fa era chiusa, era in concessione a una società di Chioggia. Detta società ha perso la gara di rinnovo della concessione e ha sgomberato la zona dalle sue attività. Purtroppo però ha portato via anche il cancello di entrata in pratica. In questo modo gli incivili che di notte vanno a lasciare abbandonare materiale hanno avuto via libera e si trovano più sicuri perché in pratica mentre prima col cancello erano sulla strada e quindi era molto più rischioso, con tutto aperto possono entrare e scaricare quello che vogliono. Rispetto a 3 giorni fa c'è il triplo del materiale abbandonato di varia natura, televisori, materassi, legname. Abbiamo il forte sospetto che sia un materiale portato da qualche albergo o qualche campeggio, in quanto si trattano di tanti materassi e materiale di camere in pratica. Tra l'altro è stato rinvenuto anche del materiale che potrebbe ricondurre a chi ha fatto questi abbandoni. Ma a parte questo che se ne occuperanno le forze dell'ordine, l'area comunque dovrebbe essere di competenza del Genio Civile di Venezia. E abbiamo interessato l'ufficio ecologia di Chioggia che è sotto organico e ha tutta una serie di difficoltà, però il funzionario si è impegnato da martedì di contattare la zona. Abbiamo interessato anche altre istituzioni per questa problematica. Bisogna fare presto, in realtà basterebbe chiudere con due reti, due pali e tante persone non potrebbero più avvicinarsi. Non si capisce come si può avere una così scarsa attenzione per questo problema che ricade sulle spalle di tutti e tra l'altro l'area è vicino a un fiume Brenta. E quindi aumenta di gran lunga il rischio dell'inquinamento che poi ricade su tutta la comunità.